Giulia Quintavalle, simpatia. Parla toscano il judo di Giulia Quintavalle, che fin da bambina sceglie questa nobile arte orientale come disciplina della sua vita. Un impegno costante, costruito grado dopo grado, colore dopo colore, sotto la guida del maestro Felice Mariani, quando l'impegno diverrà quotidianamente ambizioso. Nel 2000 ecco i primi risultati, che con grinta conferma nel 2005 nei giochi del Mediterraneo e negli europei. Da lì la sua corsa non si fermerà più. Sospinta da una volontà incrollabile, porta il distintivo delle fiamme gialle ai massimi livelli mondiali. Ma il capolavoro è all'Olimpiade di Pechino, quando alza le braccia al cielo e bacia la medaglia d'oro. Straordinaria, Giulia! I tuoi risultati parlano dolce ad una nazione che hai stupito, meravigliato, conquistato. Premio simpatia e fair play a Giulia Quintavalle, mamma di Leonardo, che qui non l'hai portato sul palco. Buonasera. Sei ancora oro a maternità. Pechino, Giulia, complimenti, il primo oro nel judo nella a Pechino, storia del judo femminile. Hai cominciato a 5 anni, a fare judo, giusto? Sì, ho iniziato da piccolina insieme a mio fratello gemello e il fratello più grande, e poi ho continuato. Perché il judo? E soprattutto i tuoi erano d'accordo? Sì, sì, i miei genitori sono stati proprio loro a portarci in palestra, forse per scaricarci un po', perché in casa tutte e tre insieme facevamo un po' di confusione. Così arrivavate un po' stremati. Un po' più stanchi, sì. E ora c'è Leonardo. Sì. Che è qui a 3 mesi, 4? Sì, tre mesi. Ora si è addormentato, per fortuna, perché prima piangeva un po'. È una bella soddisfazione. Anche una lui. Bella gioia, anche sì. Quella. Se ti dicesse, mamma, io praticherò il judo, tu che potresti dire? Io lo porterò in palestra e spero che lui possa praticare judo, ma se non farà judo spero che faccia sempre uno sport, perché è importante. Abbiamo perché la tua immagine sul podio, ce l'abbiamo impressa nella mente, eri quasi smarrita, sì. Sull'inno, ti guardavi intorno come per dire cosa mi sta succedendo. Ero talmente contenta che non stavo neanche un attimo ferma, e poi ero là sul gradino più alto e cercavo i miei amici perché volevo, diciamo, festeggiare con loro. Condividere. Sì, dopo l'abbiamo fatto. Ecco qui intanto, guarda chi c'è, dorme. È bello pacioso, sì. Tranquillo. Allora non applaudiamo perché si dovesse svegliare. No. Se si sveglia gli porti la targa. Va bene. Allora il dottor Sergio Fabianelli e poi Amedeo Fragai. Amedeo Fragai. Per consegnare anche a Giulia Quintavalle la targa e il diploma. Prego. Prego.